Gesù ha autorità nella mia vita. Cristo è risorto. Buona giornata, carissimi amici. Oggi ascoltiamo la parola di Dio che ci donerà un nuovo entusiasmo per seguirlo. Prendiamo insieme il Vangelo secondo Marco, capitolo 1, dal versetto 21b al versetto 28. In quel tempo Gesù, entrato di sabato nella sinagoga a Cafarnao, insegnava, ed erano stupiti del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare, dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio». E Gesù gli ordinò severamente: «Taci, esci da lui». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che è mai questo? Un insegnamento nuovo dato con autorità? Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono». La sua fama si diffuse subito dovunque in tutta la regione della Galilea. Amen. Carissimi amici, oggi continuiamo il capitolo primo del Vangelo secondo Marco. Come detto anche ieri, il Vangelo di Marco è un Vangelo fortemente carismatico, che descrive la persona di Gesù in tutto ciò che ha fatto, in quello che ha detto, in un modo davvero forte, anche secco, ma soprattutto lo descrive con le caratteristiche sensibili, attraverso le quali le persone che erano attorno a lui, che lo seguivano, hanno fatto esperienza. E se ieri abbiamo ascoltato l'insegnamento di Gesù che ha chiamato i suoi discepoli, oggi invece sentiamo la prima iniziativa di Gesù quando entra in una sinagoga. E in questo episodio, normalmente si cita il miracolo, chiaramente, dell'uomo posseduto da uno spirito impuro, e si parla solo di quello, ma io invece vorrei parlare di due cose essenziali, non solo in questo brano, ma nella nostra vita di cristiani. Altrimenti la lettura di oggi sarebbe solo descrittiva e soddisfacerebbe solo la nostra curiosità. Invece noi abbiamo bisogno di leggere il Vangelo per imparare che cosa significa essere cristiani e che cosa significa seguire Cristo. Amen? Allora, fratelli e sorelle, due caratteristiche in questo brano. Innanzitutto, Gesù entra nella sinagoga, c'è un culto, c'è la loro, potremmo dire, liturgia della parola, viene letta la lettura, c'è un insegnamento e quando Gesù parla e interviene, tutti sono stupiti, tutti sono meravigliati. Dice l'Evangelista Marco: perché Gesù parlava, insegnava loro, non come gli scribi. Allora, questo la dice, potremmo dire, grossa, perché molto probabilmente quando parlavano gli scribi, i farisei, i dottori della legge, nella sinagoga, la gente dormiva. Spiritualmente dico dormiva, perché dicevano tante cose belle, tante cose collegate tra di loro, tante idee, tanti pensieri, ma non toccava il cuore, ma non aveva un effetto concreto nella vita di coloro che erano attorno a colui che parlava. Gesù invece si dice, non solo oggi ma lo sentiremo più volte, ha un modo di insegnare totalmente differente. Dicono un insegnamento nuovo, in greco è proprio didache kainè, cioè questa cosa totalmente nuova, questa didache,
cioè un insegnamento che non aveva nulla a che vedere con ciò che facevano gli scribi, con ciò che si era fatto fino ad allora. Gesù viene per sconvolgere. Quanto è importante, fratelli e sorelle, che la vita del cristiano sia sconvolta dalle parole di Gesù. Io non posso ascoltare la parola del giorno come se fosse il raccontino di oggi, il santo del giorno, la cronologia, cos'è accaduto 10 anni fa, 20 anni fa, 2000 anni fa, e continuare a vivere, avendo soddisfatto solo la mia intelligenza. Io ho bisogno che questa parola che oggi ascolto abbia efficacia nella mia vita, mi cambi. E l'insegnamento di Gesù aveva autorità. Ecco la seconda caratteristica, in greco exousia, ed è bene ripetere questo termine greco, perché è fondamentale, in italiano non rende. E pensate che nel Nuovo Testamento per ben 93 volte si parla di exousia, non solo nei Vangeli, ma anche negli Atti degli Apostoli, nelle lettere e nel libro dell'Apocalisse. Che cos'è l'exousia? Che cos'è l'autorità che aveva Gesù, soprattutto nel parlare, nell'insegnare? Era la capacità di rendere concreta, visibile l'opera di Dio. Ecco perché io dico, dobbiamo lasciarci sconvolgere quotidianamente dalla parola di Dio. Non possiamo ascoltarla rimanendo indifferenti, dicendo, oh che bello, oggi il Signore mi ha detto questo. E poi la mia vita è totalmente altra, quasi che ci fosse una schizofrenia spirituale in me. E siamo stati abituati, purtroppo, da un razionalismo che ci ha preceduto nei secoli, prima del 2021. Ecco, allora oggi questo brano ci spinge a chiedere allo Spirito Santo, a chiedere a Dio, a chiedere alla Sua parola che la nostra vita possa essere toccata dall'autorità di Cristo. Perché forse non lo facciamo, questa esperienza. Allora chiediamola, fratelli e sorelle. E Cristo ha autorità. La parola di Cristo non fa dormire. Domandiamoci. Quando si parla di Gesù, o da parte dei pastori, o da parte di ciascun credente, il mio cuore si riscalda, si muove, la mia vita cambia o è la stessa? Lo dico da parroco, perché io faccio molte messe, e vedo se una parola è accolta, ascoltata, o se c'è distrazione. Leggi la parola, pensi ad altro, guardi in giro e la tua vita non cambia, perché stiamo vivendo come se stessero parlando gli scribi, senza autorità. E non è una dottrina nuova il cristianesimo, è una dottrina vecchia, non ha più nulla da dire, questo lo dice il mondo che non ha sperimentato l'autorità di Gesù. Allora, fratelli e sorelle, vi dico una mia esperienza personale. Io nella mia vita, fin da giovane, ho fatto esperienza dell'autorità di Cristo. Sui miei pensieri, sui miei desideri, nella mia vita. E la mia vita è cambiata, non è stata più la stessa. L'ho sottomessa a Lui, perché c'era questa exousia, questa autorità, nella malattia, nelle sofferenze, nelle crisi, e anche adesso la sperimento. Ma se un cristiano non sperimenta l'autorità di Cristo, siamo come queste persone che nella sinagoga ascoltano gli scribi e dicono sì, 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 e la vita non cambia, e la vita è sempre la stessa. E quando arriverà una nuova dottrina, una filosofia, un'idea, seguiamo quella. E poi noi, scusatemi tanto, ci permettiamo di dire attenzione ai miracoli, alle guarigioni, alle liberazioni, perché queste non sono cose del cristianesimo. Quando Gesù ha iniziato il suo ministero, ha continuato il suo ministero fino alla fine, operando guarigioni, liberazioni e intervenendo nella vita delle persone. Svegliamoci, fratelli e sorelle. Lasciamo che la nostra vita
sia sconvolta dall'autorità di Cristo, della sua parola. Amen. Altrimenti non ha senso seguire Cristo se non faccio esperienza che Lui cambia la mia vita, che Lui interviene nella mia vita. Amen. Allora lasciamo che risuoni l'autorità di Cristo, come risuonano queste campane a strona su tutta la valle, su tutto questo paese. Fratelli e sorelle, lasciamoci sconvolgere dall'autorità di Cristo e chiediamola a Dio. Ecco perché lo slogan dall'inizio che vi ho consegnato è questo: Gesù ha autorità nella mia vita. Cosa significa che ha autorità? Significa che può intervenire in ogni situazione, in ogni area della mia vita, anche le più impensabili, che non abbiamo mai presentato a Dio. E allora vi esorto, carissimi amici, apriamo il nostro cuore a Dio, lasciamoci sconvolgere. Tutti erano stupiti nella sinagoga e tanti non hanno accolto, perché non è facile accogliere l'autorità di Gesù, perché dobbiamo sottometterci all'autorità, perché dobbiamo rinunciare a tante nostre idee, modi di vivere e di agire. E chi non ha accolto Gesù lo ha condannato. Ma noi, carissimi amici, siamo coloro che Dio ha scelto, ha chiamato per nome. E allora invochiamo lo Spirito Santo e gli diciamo: vieni, vieni Spirito Santo nella mia vita. Entra dentro di me, entra nel mio cuore. Io ho bisogno di te, Spirito Santo. Donami di sperimentare, come le persone che hanno ascoltato Gesù, la sua autorità nella mia vita. Che Lui ha la capacità, il potere, la forza di cambiare certe mie durezze, di intervenire nelle mie malattie, nelle mie crisi, nelle mie disperazioni, nelle catene interiori che sento. Vieni Spirito Santo, io mi affido a Te e Ti chiedo oggi che io possa fare esperienza dell'autorità di Gesù, affinché io sperimenti che la fede non è, come dice il mondo, una debolezza dell'uomo, ma è la mia forza, la mia unica forza che mi fa andare avanti, sperare, proclamare e credere che Dio ogni giorno può fare un miracolo nella mia vita. A te Gesù sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Quindi cari amici, oggi siamo incoraggiati da questa parola e gli diciamo: Signore, vieni, accompagnami e dimostrami che hai autorità in tutta la mia vita, nella mia casa e nella mia famiglia. Grazie che mi avete accolto, carissimi amici. Un caro abbraccio e un saluto da parte mia e della Coinonia Giovanni Battista, Oase di Biella. A domani, ciao! Benedice il Signore, anima mia. Benedice il Signore, anima mia. Sei tanto grande, Signore mio Dio. Sei rivestito di maestà e di splendore, avvolto di luce come di un manto, tu che distendi i cieli come una tenda. Benedici il Signore, anima mia. Costruisci sulle acque le tue alte dimore, fai delle nubi il tuo carro, cammini sulle ali del vento. Fai dei venti i tuoi messaggeri e dei fulmini i tuoi ministri. Benedici il Signore.